Eccoci insieme col bianco e rosso TV Sport 085 01 9998 per i vostri interventi in diretta. C'è già un amico in linea, pronto? Pronto, ciao Enzo, sono Gianni, chiamo da Bari. Ciao Gianni. Senti, volevo fare una considerazione, cioè se veramente ci sono stati questi sciacalli intorno alla squadra Sì. che hanno speculato, è uno schifo, cioè mettere in cattiva luce, oltre alla città, la squadra, i tifosi, è uno schifo. Prima di tutto. E poi non ci, come, è chiaro che nessuno si avvicina alla squadra, perché ci sono tutti questi sciacalli, questi pseudo tifosi, questo è proprio un ramma, uno schifo. È un'operazione di sciacallaggio, usate il termine giusto, insomma, sciacallaggio come dire, sulla carcassa del Bari dello scorso campionato, perché eravamo praticamente lì per retrocedere già a 2 mesi dalla fine del campionato, e questo probabilmente ha animato gli avvoltoi che Certo, si certo, sono certo. scaraventati sul Bari. Defendi, sentiamo un po' cosa ha detto. No, è un problema di... ho avuto una forte infiammazione, cioè, diciamo che me la sono portata troppo avanti, ecco, e si era formato un leggero buco nel tendine. Adesso comunque si è rimarginato e il ginocchio risponde bene. Diciamo che al 90% è a posto. No, timore no, perché comunque cioè non è una cosa che ti passa da un giorno all'altro. Quello, diciamo che è la risposta che hanno dato i medici. Quindi i vari dolorini, ok, che sento sono normali e sicuramente non è il dolore che sentivo prima, quindi sono molto positivo e fiducioso. Sì, quello sì. Dopo anche un tempo di ieri in amichevole ho riscontrato delle buone sensazioni, cioè il ginocchio comunque ha retto bene, non ho avuto nessun tipo di problema o fitte varie, ok, quindi sono a disposizione. Sicuramente avrei voluto di più. Cioè, non del tipo di giocare di più, che avrei voluto da parte mia fare qualche gol, perché alla fine quello che mi è mancato è quello. E il mio obiettivo adesso è quello di cercare di fare gol da qua alla fine. E con i miei gol cercare di portare a casa più punti possibili per arrivare ai playoff. Ho detto prima, io ci credo. Cioè, io ci credo, fino a quando non c'è la matematica, non c'è niente di scontato. Poi soprattutto in quel campionato qua, il campionato di B è strano, dai, si è visto anche quest'anno comunque. E poi magari fai due partite buone e ti trovi lì davanti. Cioè, quindi io non do mai niente per scontato, mai. Forse la pecca di quest'anno sono stati questi punti tolti, perché un punto ti cambia la vita, cioè ti cambia totalmente tutto. Però cioè, non dobbiamo aggrapparci a queste cose. Cioè, come abbiamo fatto in tutto l'arco della stagione, non ci dobbiamo pensare. Cioè, non dobbiamo proprio pensarci a questi 2 punti o 3 punti, quelli che sono, e cercare di guardare a noi e basta. Non è molto d'accordo con No, Defendi, assolutamente no, sinceramente. perché sicuramente non sono i 2 punti che perdiamo per la penalizzazione, che A sono i proposito di punti che abbiamo perso in disciplinare, casa, le partite che vincevamo 2-0, 3-0, pareggiate, in perse. questi momenti la disciplinare si sta esprimendo sul deferimento del procuratore federale a proposito del ritardato pagamento di stipendi, per il quale Bari ha già preso 2 punti di penalizzazione. Il Bari si sta difendendo dicendo non si può essere puniti due Due volte per volte. la stessa cosa. C'è un amico in linea, pronto?